Ma che poi? Perché devono incavolarsi così tanto? Cioè, alla fin fine stanno combattendo contro dei cattivi, fate la pace. E invece no. Dobbiamo perdere tempo anche su questo. Vabbè, ragazzi, speriamo che questa volta ci vada meglio. Rove intro. Ehi, la ciurma, io sono Mazzitese e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Battle for Zendikar. Questo mano mi piace già di più di quel che avevamo l'altro giro. Mantieni, sì. Non ho tante terre, però alla fin fine ho notato che non ho creature particolarmente costose. Quello che devo fare è avere dozziliardi di alleati in campo. E Jace devo tirarlo giù il prima possibile. Per forza perché. Ho beccato la condottiera veterana. Questa è un'ottima carta. Allora, io andrei di Lama Vaticante Core. Attacco improvviso. Più uno. No, mi conviene di più il survivalista. Così da mettergli dei segnalini e magari al prossimo turno già tirare giù Jace. Devo davvero andare in fretta su Jace perché più sale, più vita. Cioè più passa il tempo, più vita. E se si avvicina a 10 e mi brucia metà mazzo, sono nei guai. Oddio, anche lei è un survivalista. Non mi piace questa storia. Ah, sotto il tuo controllo, ok. No, volevo solo essere sicuro che non ci fossero questioni del tipo. Però il comodo è che Jace là mi fa prendere delle carte, ma. Legame vitale fino alla fine del turno. Ottimo. Ogni qualvolta un altro alleato anche. Quindi sì, a me piace molto il fatto che abbiano legame vitale. Allora, lui prende 3, diventa un 3-3. E direi che potrei anche andare ad attaccare con il survivalista. E attaccherei lui. Probabilmente o verrò bloccato o si prenderà semplicemente le pizze in faccia. Ma comunque avendo legame vitale questa è un'ottima situazione perché mi porta comunque a guadagnare 3 punti vita, che non sono male. Anche perché, come dicevo l'altra volta, voglio cercare di gestirmela più temporeggiando. Cioè fino ad avere un tuolo infinito di creature. Ok, lei gioca un sacco di terre, ma fin tanto che le giochi non hai i leopardi va bene. Beh, va bene fino a un certo punto perché poi hai quelle creature infinite che. Allora, non ho mana però. Allora, io giocherei questo, almeno posso giocare del mana tappato. Io andrei di rosso perché per ora non ne ho ancora di montagna. E come dice. Sì, questo ci sta. Ci sta alla grande perché si combina con l'altro. In più me ne avanzano ancora due. Posso magari giocare anche una lama vorticante. O un punitore core. Ma no, non mi conviene il punitore core. Sì, infatti, lama vorticante consiglia anche la I. E ci sta. Poi tra l'altro vendere giocate due è ancora meglio perché ho buffato due volte sia il survivalista che la lama franca. Allora io ora andrei ad attaccare solo con. Ah, mi dice di attaccare con tutti e due. Scusa, attacco improvviso vuol dire. Ok, perché attacco improvviso, quindi mi dice se te lo blocca, teoricamente dovrebbe morirci prima di. Ah, mi blocca l'altra. Buono, dovrei avere anche legame vitale, quindi. Ah, per non perdere Jace ha deciso di. Ma a me va bene, fin tanto che non ha creature e continua ad usare l'abilità di Jace, ci sta. Perché fa pescare carte anche a me.
Quella là a raggiungere, ok, ma tanto io non ho creature con volare da quanto ho visto. No. No, nessun volare ho. Allora, si è buffata di nuovo Jace e io quasi quasi andrei ad attaccare in modo da... Ah, vediamo un attimo. Innanzitutto cosa possiamo giocare? Potrei giocare la condottiera veterana, ma... non è ancora la cosa più... Sì, quasi quasi è meglio giocare il mago e poi una lama vorticante. Questo cosa è già... Ah, ok. Oppure posso tenermi quella per seccare il... la mantide. No, ma la mantide non è tanto grave alla fin fine. Giochiamo la lama vorticante. Così è da avere due carte discretamente toste, ecco. Un 7-7 e un 4-5. Con cui potrei andare ad attaccare entrambe. Con entrambe, sì. Allora. E questo è non sacrificarle in modo da tenere la condottiera veterana il più possibile potente. No, io non andrei ad attaccare con questa perché va a finire che mi blocca quella. Allora, cosa vado ad attaccare? E se andassi ad attaccare Nissa? Andiamo ad attaccare Nissa, per ora Jace non è un problema. Anzi, mi farà pescare una carta in più. E fin tanto che sono in una situazione di vantaggio netto, il pescare tante carte quanto l'avversario non mi dispiace. Non ha bloccato niente, niente. Il che vuol dire che probabilmente mi attaccherà. Però fin tanto che mi fa solo due danni non è grave, perché tanto ho comunque 22 punti in più di quanti di quanti ne avevo in partenza. No, sta andando molto meglio sto giro, ma anche per la questione del legame vitale. Ah, il survivalista ha giocato 2-2, non è troppo pericoloso. Fin tanto che non gioca i grandi mostri infiniti là. Ah, ecco, gioca la mantide, un'altra mantide gigante. E la questione inizia a farsi un po' spinosa. Però, allora, pianura. Ora andrei con intrappolatore di core. Cos'è che ha? Ogni volta posso bloccare una creatura avversaria. Non è male. Però mi dice, gioca la condottiera veterana. E il punitore core, ci sta. Sì, meglio andare di quantità. Per forza. Ma è luminoso perché posso usarne un'abilità? Non mi ricordavo. Stanno tutti salendo, sono tutti con attacco improvviso, sono tutti con minacciare. Ah, forse è per minacciare che non mi ha attaccato prima. Ah, tappa un altro alleato, stappato che controlli. Ah, a tua scelta, attacco improvviso, cautela o travolgere. Ma attacco improvviso e cautela ce l'ha già... Ah no, cautela non ce l'ha. Cautela non vengono tappate quando attaccano. Quindi potrebbe essere utile fare cautela per... Sì, io direi che tappo... Tipo questo, questo 2-2. E darei cautela. Poi giocherai il punitore core, così è un 8-8. E non può essere bloccato neanche da tutti e tre contemporaneamente. Ok, ora la situazione si sta facendo interessante. Ah, posso usare di nuovo quell'abilità? Per darle che cosa? Travolgere? Me la bloccherà di fisso questa. Ma non andiamo a contravolgere per ora. Ah già, ma che stupido, aveva Summoning Sickness, stupido che sono. Allora, questo ha 7, quindi anche se si difende con tutti e tre non succede niente. Questo ha 9, idem. Probabilmente bloccherà, perché sennò rischia davvero di perdere. Io andrei così. Vabbè, tanto tappato, stappato, questo non cambiava niente. Ho sbagliato perché credo fosse
è rilevante, ma non ho capito perché se ne è sacrificato due. Ah no, così. Ah già, perché questo qua minaccia. Quindi doveva per forza usarne due se voleva fermarmi quello e non perdere. Ottimo, mi piace la situazione. Mi piace, mi piace, mi piace. E ora non può che migliorare. E ora non può che migliorare, nel senso che si è messi parecchio bene. C'è qualcuno che mi scrive. Forse sarà Marco. Boh. Adesso le userà di nuovo. Gliele voglio far bruciare tutte e due. Voglio davvero umiliarla a sto giro. Ci state? Dai. Ci sta. Fa pescare a me. Ah no, pesca solo lei. Ah, ha perso un punto su Jace per pescare solo lei. Beh, effettivamente ci sta, sono già troppo potente. Se perde Jace non è un problema, ma se perde tutto è. No, non voglio. Voglio attaccare col survivalista in modo che deve sacrificare le sue due tanto amate mantidi. Ed è quello che farà perché sennò perde. E la I non si arrende mai. Ah no, è vero, non ho giocato niente, quindi può anche giocarne una semplicemente. Vabbè. Ottimo così. Però il fatto che se giocavo all'intrappolato ricordo dovevo tappare una delle due, quindi andando ad attaccare non avrebbe potuto difendersi e l'avrei uccisa. Questo rimette un po' in discussione perché potrebbe aumentare la. Ok. Quindi prende 4 di vita e l'ha presa in mano, tra l'altro, se non sbaglio. E adesso fa pescare a tutti e due. Sei un'altra condottiera veterana, lol. Non so quante speranze puoi avere. Leopardo falcia, ok. E non ha altro umano da giocare, scusa. Quanto gli è costato questo leopardo falcia, scusa? Perché c'era tutto tappato? Ah, forse per l'altra carta che ha usato un attimo fa. Allora, ha dovuto scartare. Allora, vabbè, la montagna la gioco. Poi andrei di condottiera veterana, ovvio. Attiva qua. Si attivano sempre millemila cose. Cioè, si attiva quello. Poi attiva quello. Poi attiva questo. No, le altre non attivano niente. Andiamo a uccidere Jace, che dite? Allora, continuo. Andiamo a attaccare, scusate. Allora, attacchiamo Jace. E poi con questa condottiera attacchiamo. Sempre Jace, dai. Una delle due passerà, no? Ah, le lascio passare tutte e due. Ok. Se effettivamente non le conveniva di sacrificare le sue creature per proteggere Jace. E niente. Ma curiosità questa più che altro. Se io faccio questa opzione qua, vuol dire che lei si rigira? Cautela. No, infatti. Avrei dovuto farlo prima di attaccare. Prima di tapparla. Tra l'altro 76 punti vita. Non può mai più farcela. Travolgere 5-5. Ma tanto ormai non mi fai niente con quel 5-5. Cioè, io ho un 10-10. Ho 2-9-9. Che possono diventare 10-10 al prossimo turno, tra l'altro. Ok, 7-7 inizia a essere interessante.
Ok, inizia a essere molto pericoloso quello. Però per un turno succede quello. Per me la lascio passare. Si attacca. Ah no, mette il segnalino e lo tiene il segnalino. Oddio, allora mi sa che devo concludere qua, perché altrimenti... Oppure... Distrugge una creatura bersaglio con forza pari o superiore a 4. Ciao. Tutto piacere. Ottimo, ora non ho altro che posso giocare. E infieriamo ulteriormente andando ad attaccare con questo. Ah, in realtà potrebbe non ucciderle tutte e due, quindi andiamo ad attaccare anche con questo. Così che è obbligata a sacrificarsele entrambe. A meno che non abbia qualche incantesimo o qualche istantaneo, però comunque tutte le terre tappate, quindi... Una è andata e l'altra è andata. Ottimo, è stato un piacere. Alla prossima. Dai, sto giro la chiudiamo. Che dite, eh? È durato anche fin troppo a lungo. Ah, c'è un ballo territoriale. Questo invece è più due fino alla fine del turno. Per fortuna. Tanto quanto costano queste carte da giocare? 5. Mentre l'altro forse non posso vedere. Ah, ok, me ne secca una. Secca una. Beh, però questa era quella che mi dava legame vitale. Effettivamente ho fatto un ottimo lavoro. Però ormai è un po' tardi, ecco. Ho fatto una buona scelta, ma è tardi. È tornato un 4-4, credo che a questo punto andrò a... Montagna foresta. Sì, giochiamo la montagna foresta. Giochiamo gli intrappolatori core. Così che il ballo territoriale vedrà passare tutte le mie creature. Nove, 11, 11. Attacco improvviso, minaccia. Ci siamo? Andiamo a toccare, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boh, ciao Nissa. Questo è per lo scorso episodio. Senza rancore, eh. No, no, figurati. Ciao. Ciao, 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 ciao. Mi spiace, ma non hai granché possibilità ormai, eh? Fai ancora l'allegra giovinetta, eh? Come stai adesso, eh? Sei ancora allegra, eh? Spensierata, Nissa? Che umiliazione, Nissa. Meno 39. Ok, sto giro ce l'abbiamo fatta alla grande. Tu e gli altri Planeswalker concordate un piano per contenere Ulamog e sconfiggerlo. Ognuno di voi ha un importante ruolo da svolgere. Mentre Nissa e Jace radunano gli Edri per intrappolare il Titano, tu tieni a bada inarrestabili forze degli Eldrazi. Boom! Per questo episodio è tutto, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, noi ci vediamo nel prossimo episodio, speriamo presto, e con l'ultimo episodio, l'ultima battaglia di Magic Duels Battle for Zendikar. Quindi, mi raccomando, restate sintonizzati, iscrivetevi se per caso non l'avete già fatto, noi ci vediamo al prossimo video, buona giornata a tutti, ciao!